Se quell'indiavolato indiano continua, giungeremo a Manoa seguiti da migliaia di serpenti. Intanto Yaruri continuava a marciare attraverso la foresta con passo rapido, senza staccare il flauto dalle labbra. Quell'uomo doveva possedere dei polmoni di ferro, poiché non dimostrava stanchezza alcuna. I serpenti continuavano ad affluire dietro di lui. Dai cespugli e dalle foglie secche ne uscivano sempre di nuovi, i quali si univano all'esercito strisciante, fischiando e sibilando in mille diverse guise. Alle 10 del mattino Yaruri si arrestò ed intonò un'altra marcia ben diversa dalla prima, più languida, più debole, con delle smorzature sempre più flebili. Allora si vide una cosa strana. Tutti quei serpenti, 500 o 600, pure si fermarono, si arrotolarono su loro stessi come le gomene d'una nave. Poi a poco abbassarono le teste e caddero in una specie di sonno catalettico. «Basta», disse l'indiano, staccando il flauto dalle labbra. «Dormono. Possiamo quindi riposare anche noi e mangiare un boccone. E fuggire prima che si sveglino», disse Alonso. «Ti confesso che viaggiare con simili compagni non mi trovo bene». «Non li abbandoneremo», rispose Yaruri. «Ci difenderanno contro i nemici». «Ma ti ubbidiranno?» «Sì, basta che suoni e non mi lasceranno più». «Ma così tanto amano la musica?» «Immensamente, Alonso», disse il dottore. «Che brutta sorpresa per gli abitanti di Manoa quando vedranno le vie della città pullulare di rettili. Sarà una fuga generale, purché non trovino il mezzo di respingerli», disse Don Raffaele. In quell'istante urla formidabili echeggiarono sotto i boschi e una volata di frecce fischiò fra i cespugli e gli alberi.